conoscere il maestro Pier Augusto Breccia. È nel nostro studio. Buongiorno maestro. Lei ci ha portato dei lavori bellissimi, glielo posso dire? Buongiorno. Buongiorno. E benvenuto. Grazie. Allora, cominciamo subito col dire, anzi col chiederle come definisce lei la sua pittura. Sia critico di se stesso. Beh, la definisco come una pittura esistenziale metafisica, ma non si spaventi della parola. È una pittura che propone immagini testimoniali di il punto d'incontro fra la realtà esistenziale e la realtà trascendente, appunto metafisica, ovvero tra il finito e l'infinito, o tra questo mondo e il mondo dell'oltre. E per dirla con parole evangeliche, tra il mondo della terra e il regno dei cieli. Oh, ecco, su questo già ci capiamo di Credo più. Credo che le mie immagini rispondano meglio di me alla sua domanda. Parlino veramente da sole. Dunque, il maestro Breccia, e questa è la parte più importante, forse più impressionante, tra virgolette, di tutto il suo lavoro, è un autodidatta. Vale a dire che fino ad un certo punto della propria vita non aveva mai preso in mano un pennello, piuttosto un bisturi, perché la sua storia è quella di un medico cardiochirurgo. Sì, ero un cardiochirurgo, professore associato del Policlinico Gemelli di Roma. E poi cosa è successo? Con un migliaio di interventi a cuore aperto alle spalle, fra i pionieri della cardiochirurgia italiana. E avevo 36 anni quando mi sono accorto del talento disegnativo che non sapevo di possedere, e al termine di una crisi esistenziale che è seguita alla morte di mio padre, improvvisamente il talento che avevo scoperto nel riprodurre la realtà è diventato un talento creativo. Io la considero una vocazione, non ho spiegazioni razionali per questo. Pochi anni dopo feci la mia prima mostra a Roma, presentato dal direttore dell'Accademia di Belle Arti, Cesare Vivaldi, compianto, morto lo scorso anno purtroppo, e da allora ho sentito sempre più prepotente il richiamo dell'arte. Ho dovuto lasciare una professione che era altrettanto responsabilizzante e che non certo. mi avrebbe consentito di inoltrarmi nel percorso nella ricerca artistica. Lei è più contento oggi come pittore? Beh, sono una persona che ha seguito una vocazione, quindi non posso avere rimpianti. Una vocazione ti toglie dalla vita consueta, ma ti autentica dal di dentro, e quindi non lascia spazio né a nostalgie né a rimpianti. Molto bene, questa opera, come la vedremo tra poco, ecco qui, è coperta da un drappo rosso. Questo è un pensiero, un regalo in qualche modo, sì, un pensiero che il maestro Breccia ha voluto portare nelle vostre case, e quindi noi ci vorrebbe forse qualcosa di più ufficiale, ma lo faremo così a quest'ora del mattino. Che cosa si fa in questi casi, maestro? Si tira giù il drappo? Sì, beh, si scopre. Vado? Questa è la prima opera che ho fatto nel 2000. Aspetti, Ed è intitolata Il cuscino bello. Dei sogni. È proprio sospeso, eh? Sì, rientra in quel discorso sull'oniria di cui lei ha accennato all'inizio della trasmissione. Però, come vede, l'arte non si deve considerare un'evasione dalla realtà, perlomeno nel mio caso. Nel caso dei miei quadri, l'oniria è un presupposto per una ricerca di verità, quindi è il ritrovamento di un fondamento nuovo all'esistenza e non una fuga dalla realtà. Questa figura sospesa si appoggia al sogno come nella luce del giorno noi ci appoggiamo alla ragione e alla nostra sensibilità fisica. Quindi è una certezza nello stesso tempo che si propone come levitazione. Lei sogna molto, maestro? No, perché sogno nei quadri. Sogna nei quadri, eh? Sognavo molto prima e sognavo anche male qualche volta, dato il tipo di mestiere, lavoro, di certo. lavoro che io facevo. Oggi sogno ad occhi aperti, più o meno diciamo come questa che figura. Con il maestro Breccia abbiamo perso purtroppo di sicuro un validissimo cardiochirurgo, però abbiamo guadagnato un grande artista. Possiamo dirla così? Beh, non sta a me dirlo, ma è ma infatti l'ho detto io. Il lavoro compiuto in questi 20 anni credo che confermi la validità della mia vocazione. Della sua scelta, soprattutto. Così. Noi la ringraziamo, ha fatto una levataccia per portarci tutto questo ben di Dio, definiamolo così, sicuramente tutti questi sogni su tela, e grazie per essere stato in nostra compagnia. Sono le 6:48, vedo pronti, schierati come al box della Ferrari.